Grazie per l'invito. Mentre mi recavo da Venezia questa mattina a Brescia, facciamo una riflessione che è rivolta innanzitutto come omaggio alla città e alla sua storia. Credo che nel dopoguerra, se ci fossimo trovati io, Giovanni, Chiara, gli altri ancora non sono amici, quindi non li comprendo per questo, come appassionati frequentatori dei temi della partecipazione, ci saremmo messi a studiare il modello di padre Marcolini. Ma cosa ha combinato a Brescia padre Marcolini e come ha fatto? No? È una domanda che pongo in modo un po' scherzoso, ma in definitiva c'è una profondissima radice che esprime questa terra e direi tutta la linea lombardo-veneta, che poi era una linea di cultura federalista dall'Ottocento sostanzialmente al fascismo, che come DNA aveva quella della costruzione collaborativa dei comuni e dei servizi collettivi. C'era tutto un sistema di credito che si reggeva su questo, no? Quello che oggi chiamiamo governance, ci siamo dovuti prendere un termine dall'inglese per descrivere quelle che dicono essere le società contemporanee complesse, il loro modo di organizzarsi in rete, in verità era già perfettamente presente, perfino le leggi lo rispecchiavano. Mi viene in mente la legge dei primi del Novecento, infatti, chi se la ricorda, sulla casa. C'è un nesso forte tra partecipazione e federalismo. Vi chiederete perché questa premessa per arrivare in Toscana, ci arrivo. Me ne vado un attimo negli Stati Uniti. Una chiarissima, semplice definizione del nesso tra partecipazione e federalismo me l'ha dette Daniele della Zara, grande studioso di federalismo americano, che in realtà ha riscritto il federalismo americano a partire da una storia delle città americane, sostanzialmente attaccando quella che era stata la letteratura e l'analisi europea delle città americane e il modello eurocentrico, diciamo, dell'urbanizzazione. E la Dar diceva che boh, il federalismo è un sistema che prevede partecipazione tra istituzioni e organizzazioni della cittadinanza, quindi corpi intermedi, l'associazionismo, e dei cittadini tra di loro. È in questa cultura politica che si costruisce il sistema democratico federale. C'è un nesso fortissimo tra rigenerazione urbana e partecipazione che negli Stati Uniti ha un'interpretazione forte nelle politiche del governo federale americano del dopoguerra, per un ventennio di grandissimi investimenti, che prevede che tutti i programmi di rigenerazione urbana siano accompagnati da processi partecipativi. È stato un campo di sperimentazioni di pratiche che ha portato moltissimo avanti le tecniche, le metodologie, ma anche la riflessione, diciamo che quello che oggi si chiama l'approccio place-based, è l'ultima acquisizione di quel periodo. E la cosa interessante, che volevo cogliere è l'opportunità di ricordare che cosa succede con l'amministrazione Clinton, che in questa tradizione, in questo solco, più recentemente, con evidenza, finanzia un programma di rigenerazione urbana che è destinato a 100 città in America e 100 università. Credo ancora oggi il programma più rilevante che abbiamo da studiare e da considerare di formalizzazione della partnership tra comunità locali e università nel modo di pensare la rigenerazione urbana. Questa premessa ve la faccio più che altro, come dire, per entrare un momento in relazione in confidenza. Questa è un po' la piccola storia da cui io vengo, nel senso che la mia formazione, quindi gli studi universitari, è lì, è abbastanza sul campo, nel senso che decisi di andare per un periodo proprio a vedere l'attuazione di questi programmi dell'amministrazione Clinton, in particolare modo in un caso che era quello di Oakland, area di grande crescita urbana, ma anche territorio difficile dal punto di vista sociale dell'integrazione, e presso la scuola di Berkeley, che evidentemente aveva una tradizione lunghissima di interazione tra città e università, però
Però appunto con questa caratterizzazione non del mordi e fuggi, che proprio così me la dicevano in inglese, in questo rapporto tra città e università, ma dello stare nelle cose. E un elemento avevano capito bene questi studiosi americani, questi ricercatori, ma anche i loro amministratori, che la partecipazione fa bene al disegno delle politiche pubbliche, fa bene alla progettazione, fa bene in realtà a tutte le progettazioni. Solo delle politiche pubbliche, credo anche a quella degli architetti o degli urbanisti, perché ti consente di stare nelle cose, di stare a contatto con chi fa, con chi effettivamente spesso poi è destinatario di decisioni, ma anche di offerte, di servizi, e ti consente di coglierne le risorse. Ed è un grandissimo acceleratore di conoscenze, cioè, se uno vuole capire. Questo è un po' l'ABC, no? Vuole capire che cosa succede in un luogo, un processo partecipativo sicuramente ti dà la possibilità rapidamente di entrare nel campo dell'organizzazione sia sociale che economica che politica. Con questa premessa me ne ritorno in Italia e in Toscana. Allora, non so quanti di voi hanno confidenza con questo strumento che la regione Toscana mise a punto dopo un paio d'anni di vivace dibattito territoriale tra il 2005 e il 2007. Conosciamo quindi una prima legge regionale per la promozione dei processi partecipativi e il dibattito pubblico in quel periodo e una successiva nel 2013, quindi parliamo di due leggi sulla partecipazione. Da chiarire immediatamente che si tratta di uno strumento a carattere sperimentale, che vuole spingere l'innovazione, vuole promuovere la partecipazione come metodo, come pratica, però appunto lo fa con questo spirito. E sicuramente ha anche un po' una funzione pedagogica, nel senso che si ritiene che si aiuti l'infrastrutturazione, come dire, di una forma mentis della cittadinanza, ma anche dei corpi amministrativi, politici, attraverso forme di coinvolgimento e soprattutto di interazione. La prima legge si caratterizza per un focus forte sulla decisione, processi decisionali inclusivi, quindi coinvolgimento nelle decisioni, e sugli esperimenti di democrazia deliberativa. Quando dico esperimento dovete pensare che un punto chiave fondamentale del processo partecipativo, che è come seleziono i partecipanti, beh, in quegli anni era proposto spesso anche con tecniche di campionamento stratificato, con un approccio molto tecnico e scientifico, fortemente intermediario. La seconda sposta un po' invece l'attenzione più su quello che Giovanni Pinocchini credo che chiamerebbe la partecipazione per fare. C'è un qualche cosa che diventa più vicino a quello che altri, sto facendo un elenco di citazioni, chiamerebbero produrre valore economico attraverso valore sociale, attivare reti, conoscenze e sistemi che consentano però anche di trattare dei problemi e perfino dei bisogni urgenti delle società locali. Nei due approcci diciamo che si osserva un livello diverso di formazione e crescita di una expertise specifica, cioè di figure professionali competenti per fare questo lavoro di partecipazione e di coinvolgimento. Molto diciamo dell'investimento di questa legge, a mio modesto avviso, da quello che ho potuto capire e valutare in questo anno e mezzo, di esperienza è andato a costruire dei centri di competenza territoriali che accompagnano i processi partecipativi, ma spesso anche non fanno solo un lavoro di gestione e accompagnamento metodologico, ma sostengono direi abbastanza anche i momenti di attivi, se non che addirittura la promozione dei processi. Questo vuol dire anche un po' però indurre l'innovazione. In contemporanea, in parallelo, tutta una serie di altre sperimentazioni che con questa legge si fanno, che hanno uno spirito diverso, il cui motto potrebbe essere sostenere e diffondere l'innovazione che c'è. Quindi la convinzione che in realtà le società sanno benissimo organizzarsi, fanno tante cose creative anche nella produzione di beni comuni e servizi,
è che quello di cui il pubblico ha massimamente bisogno è di conoscerle e magari non ostacolarle, e se è proprio bravo bravo, spingerle, rafforzarle, sostenerle. La prima forma evidentemente genera un problema che abbiamo sentito fortissimo, che è quella della scarsa capitalizzazione delle competenze tecniche all'interno delle amministrazioni pubbliche, massimamente quella regionale, perché il più viene esternalizzato a professionisti, no? Il secondo approccio cerca invece di lavorare più sull'abilitazione delle competenze diffuse della cittadinanza. Allora, in termini di investimento, rapidissimamente, per darvi un'idea, abbiamo avuto una forte riduzione delle risorse negli ultimi anni, ma ci sta anche con un approccio sperimentale. I finanziamenti complessivi sono stati 5 milioni e mezzo di euro in questo decennio, a quali aggiungiamo poi i finanziamenti di due processi di dibattito pubblico regionale. La Regione Toscana, tra l'altro, la prima che sperimenta questo strumento, che sapete che adesso ha trovato la sua pacificazione anche nella strumentazione normativa nazionale. Sono stati finanziati 221 progetti. Le tipologie di soggetti destinatari delle risorse sono istituti scolastici, associazioni, imprese, enti locali. I comuni si prendono una parte rilevante dei finanziamenti. Questa è una spazializzazione, diciamo, dell'impatto della legge dal punto di vista della concentrazione delle risorse finanziarie e del numero dei progetti. Per quanto riguarda gli enti locali, i territori in bianco sono i territori che non hanno fatto uso della legge, ma hanno avuto tanti processi partecipativi. Si potrebbe raccontare una storia parallela, soprattutto per esempio per quanto riguarda proprio l'urbanistica, i piani strutturali, e gli altri territori sono invece quelli che ne hanno fatto uso. Andiamo un po' ai temi e veniamo subito al nostro cuore, che è quello della rigenerazione urbana. Direi che un buon 25% di progetti realizzati e finanziati ha riguardato interventi di riqualificazione, rivitalizzazione e rigenerazione urbana. Qualche secondo per questa slide, per chi la vuole focalizzare, perché vi dice poi quali sono state invece le altre tematiche. Però l'invito di oggi mi ha sollecitato ad una riflessione. Che cosa intendiamo quando nominiamo rigenerazione urbana? Cioè, se io ho 220 progetti, perché li conosco grosso modo ormai a uno a uno, no? Quali dico che sono di rigenerazione urbana? Guardate che non è stata una cosa così semplice e automatica, e allora vi propongo la mia interpretazione. Io considero sostanzialmente tre tipi di progettazioni. Quella che chiamo tecnicamente assistita, dove appunto è forte questa presenza di un accompagnamento professionale, ed è proprio progettazione partecipata. Cioè, quello che si fa è coinvolgere nel momento in cui si stanno realizzando e definendo le proposte progettuali. Quello che si fa è coinvolgere, consultare nelle decisioni. Possono essere di vario tipo: azioni di recupero, riuso, uso temporaneo, riqualificazione. Hanno varie figure di promotori. Attraverso questi progetti sono stati promossi da comuni, ma anche da associazioni, da singoli cittadini, con un sostegno di firme, e da qualche impresa. Poi abbiamo una seconda classe di progetti, più recente, che si caratterizzano per essere micro e diffusi, mentre i primi hanno spesso una soglia dimensionale un po' significativa. Sono più esperienze di coprogettazione e cogestione, che riguardano molto la cittadinanza attiva e l'autonoma iniziativa dei cittadini. Sto citando la nostra Costituzione nella revisione dell'articolo 118 del 2001, cioè tutto quello che si è fatto con la sussidiarietà orizzontale e che ha innescato i regolamenti per la cura e rigenerazione dei beni comuni, che in Toscana hanno attecchito in tante città, c'è cioè una rete forte da questo punto di vista, che hanno lavorato attraverso i patti di collaborazione. Sono sostanzialmente delle progetti che recuperano piccoli spazi, sono spazi verdi per la ricreazione, edifici dismessi, e cercano di dare a questi una funzione sociale, fare delle attività culturali.
E poi ci metterei anche, non so se la Chiara Pugliese è d'accordo, dico Chiara perché è stata una delle responsabili di uno dei due dibattiti pubblici sperimentati dalla Regione Toscana, e ci metterei anche due dibattiti pubblici, che hanno invece una soglia dimensionale molto più rilevante, di una tipologia di opere che è una, è quella delle grandi opere con impatti territoriali, che sono dei progetti di sviluppo e di rigenerazione di grandi aree che sollevano conflitti e controversie. Su questo abbiamo avuto sostanzialmente due dibattiti a Livorno e a Gavorrano. Questo è un elenco di progetti che appartengono alla prima classe, sono stati realizzati in varie città della Toscana. Per farvi qualche esempio, Santa Caterina Domani è un progetto che riguarda il recupero di un complesso storico Carmignano, e lì la cosa interessante è andare a vedere come effettivamente si è lavorato con la cittadinanza per coinvolgerli nella ricostruzione di quella che era la memoria di questo bene e nel sollecitarne idee di usi possibili attraverso un ventaglio di metodologie che vanno dalla fotografia al disegno, passeggiate e quant'altro. Cioè, c'è sempre molta informalità e creatività in queste tecniche di coinvolgimento. Dove si vuole arrivare? Si vuole arrivare a delle linee guida per un bando concorso. Quindi, da un punto di vista molto concreto, questa partecipazione serve per definire quelle che dovranno essere gli elementi per fare poi il bando concorso. Quindi, poi si innescherà un'ulteriore progettazione più specialistica e di tipo sicuramente architettonico. Stessa cosa succede per un grande complesso dell'ex caserma Gonzaga Lupi a Firenze, casa una città 2.0, che prevede una destinazione prevalentemente residenziale, e lì questo grossissimo processo partecipativo è arrivato allo stesso prodotto, quello di linee guida per l'individuazione di nuove funzioni per futuri concorsi di idee. Tra l'altro, il comune sta andando avanti e sta veramente a bando le cose. Un altro esempio, la cultura che mette in sesto a Sesto Fiorentino, dove le domande sono state: quali luoghi per contenere la cultura a Sesto? Quindi mappatura da parte dei cittadini, delle associazioni, delle organizzazioni economiche di quelle che sembrano essere i luoghi sottoutilizzati o abbandonati che potrebbero diventare luoghi che possono ospitare funzioni culturali, ma non è solo questo, è quali progetti culturali sostenere, quindi anche un processo che cerca di generare idee di che cosa fare e non si ferma neanche lì perché poi c'è il come e quindi che tipo di collaborazioni, di sinergie creare tra quali soggetti per poter veramente cantierare queste che allora sono pensate più come azioni, quindi diventano dei programmi di azione. Un altro esempio, bilancio partecipato del verde pubblico a massa, molto più specializzato, sapete come funziona un bilancio partecipativo, qui il tema unico è cosa facciamo con il verde urbano e quindi i cittadini che di nuovo ti mappano spazi dove sarebbe bene intervenire con il verde, che cosa fare, ma anche come monitorare gli esiti, quindi si forma un gruppo di residenti custodi che monitorano le realizzazioni. Quello su cui ho il cuore, quindi Elena mi darà un minuto in più. Il Parco Libera Tutti, tra l'altro è in corso di ultimazione, accertarlo, che quando l'abbiamo avuto presentato come proposta in valutazione l'abbiamo subito visto come proposta autentica, cioè quella dove c'è veramente un'istanza di un'amministrazione e veramente ci sono delle associazioni, dei cittadini che ci credono, no? Che prende una grandissima area urbana della città, la riprogetta punti di vista per renderla accessibile a tutti. E questo è stato un esperimento di progettazione del micro, dall'arredo agli spazi, proprio per favorire l'accessibilità dei diversamente abili, ma anche per trovare delle risorse per fare le cose. Quindi c'è stato anche un'attivazione, come dire, per fare una raccolta fondi. E infine Pop-Up, per darvi proprio un'idea rapidissima dei repertori possibili, Campi Bisenzio, Empoli con altri comuni, per la rivalutazione dei centri storici attraverso l'utilizzo temporanei di immobili commerciali distinti, dove appunto l'idea, a questo è dire abbastanza diffusa, no? Per queste cose.
Queste sono poche immagini che vi rimandano un po' ai contesti tipici, sono presi dagli esempi che vi ho appena fatto e che, ripeto, sono esempi, perché ce n'è tanti. Quindi dovete immaginare anche un po' così la Toscana. Ecco, sui beni comuni sono rapidissima, anche perché un po' sono tutti quelli che vedete, sono queste città sono state finanziate attraverso la legge sono delle situazioni molto diverse in cui i proponenti, ma anche i progettisti, sono proprio i cittadini, in collaborazione con l'amministrazione, ma gli enti locali, come dire, cercano di più che altro non ostacolarli e di abilitarli, ma è una partecipazione tra cittadini per fare delle cose che servono alla comunità. E alla fine i repertori sono sempre cura degli spazi verdi, recupero di piccoli immobili, sentieri, eccetera. E sono quindi valorizzazione, queste sono delle immagini, si può recuperare un'area verde dove c'è un uliveto, produrre anche l'olio, farsi una bella bruschettata per festeggiare con l'amministrazione e poi godere e trattenersi in questi spazi. Io non so se la critica chiamate questa rigenerazione urbana, la mia è un po' una provocazione, poi ve lo direte voi. Sto concludendo, andiamo invece ad una scala molto più forte dove cambiano gli attori, cambiano gli interessi, le poste in gioco. E qui abbiamo l'autorità portuale di Livorno che fa un nuovo master plan di grande espansione dell'infrastruttura portuale, i miliardi sono quelli che leggete, con piattaforma Europa e stazione marittima sono le due grandi opere, e il progetto è fortemente impattante, quindi si attua questa procedura formalizzata di confronto pubblico per informare, comunicare, confrontarsi e l'esito è un adeguamento della progettazione, quindi c'è un apprendimento e qualcosa succede, si fanno dei miglioramenti, ci sono delle modifiche da parte del committente. Gavarrano, adesso che appunto ha seguito Pignaris, dietro abbiamo invece una forte impresa, una multinazionale, che produce un rifiuto classificato come non pericoloso, dal cui scarto poi hanno dei gessi che vengono utilizzati per ripristinare la pulizia ambientale delle cave in una zona che tra l'altro è un po' particolare al sud della Toscana. Lì scoppiano dei conflitti abbastanza rilevanti, proprio classificabili come conflitto ambientale e qui di nuovo appunto si è fatto un dibattito pubblico. Questo è l'ultimissimo esempio che avevo per pensare sempre alla Toscana, è una delle prime sperimentazioni che viene da una politica dell'assessorato alla partecipazione, quindi non è attraverso la legge, che si chiama Collabora Toscana e riguarda la possibilità di utilizzare un po' la legge di stabilità del 2015, lo Sblocca Italia, ma anche il modello del Social Impact Innovating and Investing, sono modelli di finanza e di collaborazione tra istituzioni e organizzazioni del terzo settore. In questione c'è la rigenerazione di un immobile in disuso che si trova nel parco naturalistico della Maremma, nel sud della Toscana, che è di proprietà della regione. La regione delibera la concessione del suo utilizzo ad un consorzio, stringe un accordo con la banca del territorio e emette dei social bond. Quello che si farà è, attraverso un processo partecipativo che si è innestato, è quello di dargli una vita, un senso che abbia dei risvolti di impatto sociale, attraverso soprattutto il reinserimento lavorativo di giovani in condizioni di difficoltà, quella di riprendere la vocazione territoriale di questa porzione di terra, che è molto volta al turismo, all'enogastronomia, e quello anche di avere un impatto ambientale proprio per questo è un po', diciamo, campo che diventa un po' più partecipazione verso innovazione sociale e quello un po' più di frontiera. Chiudo solo con questa battuta, sarebbe ingenuo pensare che le regioni, come qualsiasi soggetto, può essere un'università, può essere un ente locale, anche un'impresa, sia un attore collettivo unitario dotato di una strategia di senso che si realizza a concorrenza in tutto quello che fa. La regione Toscana ha avuto i PIU, come tante regioni italiane, poi magari sono cambiate le sigle, sono i programmi di innovazione urbana, dove ci sono un sacco di milioni di euro per fare rigenerazione urbana e riqualificazione, non ha fatto niente con la partecipazione. E queste cose capitano, no? Poi gli studiosi si sollevano dicendo, ah, ma come? E questo serve anche, come dire,
per ritornare un po' nei limiti delle cose.